Ciao a tutte ragazze e ragazzi, oggi vi propongo una ricetta salata. Andrò a preparare tra un istante le zucchine tonde ripiene, sono molto delicate e tenere. Queste zucchine sono ideali per essere farcite. La ricetta che vi propongo oggi è un classico fra gli antipasti. Le zucchine ripiene fanno sempre una magnifica figura. Ora vi mostro gli ingredienti che andrò a utilizzare e noi ci vediamo alla prossima. Un bacione! Ciao! Gli ingredienti che andrò a utilizzare per questa ricetta sono 3 zucchine tonde, una fetta di pane per tramezzini, 40 g di parmigiano grattugiato, 100 g di speck, una patata media, prezzemolo tritato, uno spicchio d'aglio, sale e olio. E ora vediamo come procedere. Il primo passaggio da fare sarà quello di mettere in una pentola dell'acqua fredda. Aggiungo un pizzico di sale e metto la pentola sul fuoco. Appena arriva a bollore, inserisco le zucchine intere e lascio cuocere per 5 minuti. Sono trascorsi 5 minuti, tolgo le zucchine dal fuoco e le lascio raffreddare. Le zucchine ormai sono raffreddate e con l'aiuto di un coltello taglio la calotta. Svuoto le zucchine facendo attenzione a non rompere la parte esterna e mi aiuto con un cucchiaio oppure in alternativa si può utilizzare uno scavino. In una padella metto un filino d'olio, la polpa delle zucchine tagliata a dadini, l'aglio tritato finemente, la patata tagliata julienne, il prezzemolo tritato e sale quanto basta. Faccio cuocere a fiamma media per 10 minuti, mescolando spesso. In una ciotola metto la fetta per tramezzini tagliata a cubetti. Aggiungo lo speck tagliato a listarelle, il parmigiano e il composto di zucchine e patate ormai raffreddato. Mescolo con un cucchiaio il tutto, fino a quando tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Riempio le zucchine con il composto ottenuto. E le sistemi in una teglia.
Metto sopra ogni zucchina la parte superiore, cioè la calotta, tagliata all'inizio. Condisco con un filino d'olio e in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Il forno deve essere precedentemente riscaldato. Le zucchine sono state cotte e ora possono essere degustate. Queste zucchine sono molto invitanti e gustose. Vi consiglio vivamente di provarle. Alla prossima, ciao!